Bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui stranamente con metà make-up fatto. Ho la base, il contour e le sopracciglia. Mancano trucco occhi, trucco labbra, blush e illuminante. Perché, come immagino abbiate capito dal titolo, ho visto qualche giorno fa girare su YouTube un tutorial di Kylie Jenner che ha caricato proprio sul suo canale YouTube Kylie Jenner, che magari vi lascio giù in descrizione. Il video si chiama Get Ready With Me On Tour, è stato caricato il 28 novembre, ha già quasi 6 milioni di visualizzazioni ad oggi che sto registrando questo video. Kylie è, penso, la celebrity che viene più seguita per il make-up tra tutte quante. È molto una trendsetter, qualsiasi cosa che fa lei, piano piano iniziano poi a farla tutti quanti. A me Kylie piace molto, non sono una super fan, quindi non so tutti i suoi spostamenti, tutte le cose che fa nello specifico, però mi piace tantissimo sia lei che il suo brand. Ho potuto acquistare qualcosina con il Black Friday, non vedo l'ora che mi arrivino i prodotti, quindi se siete interessati fatemelo sapere con un commentino qui sotto che ve li faccio vedere volentieri. Però oggi, oltre ad andare a ricreare questo make up di Kylie, che dopo vi spiego perché mi ha ispirata così tanto a fare questo video, perché è un po' particolare, vi voglio fare un super reveal. Il 13 novembre è uscita Iconica, che è una palette che ho realizzato in collaborazione con Cosmify ed altri 15 influencer italiani. È stato un super successo, è andata sold out dopo soltanto 10 giorni e purtroppo era una limited edition, quindi al momento non è più reperibile. Quando abbiamo studiato Iconica abbiamo pensato di realizzare, noi insieme al team Cosmify, altri prodotti. Ovviamente sono usciti settimane fa anche i primi pennelli Cosmify e adesso sono ufficialmente disponibili sul sito anche, ta-dan, altre tre palettine. Se non avete fatto in tempo a prendere Iconica, se vi è piaciuta tantissimo la palette e volete provare altri prodotti Cosmify, o se magari volete fare un regalo per Natale, dato che ormai è periodo, vi faccio vedere tre palette. Ho realizzato anche in questo caso un ombretto che è presente in una di queste palette. Si tratta della Iconic Madness, che è questa palette. Questa è la più particolare tra tutte e tre. È una palette con il packaging verde acido. Io sono stata una di quelle che ha super super spinto per far diventare questa palettina verde acido a livello di packaging, perché è stra particolare, non ho nessuna palette con questo colore nella makeup collection. E all'interno, ecco i colori. Questa è una palette particolarissima, la andremo a utilizzare oggi per il make-up che ha fatto Kylie Jenner, perché ha utilizzato, come vi dicevo, ha fatto un make-up un po' particolare, per questo che mi è ispirata. Ha realizzato un look con un fucsia molto simile a Miami all'angolo interno dell'occhio, quindi questa qui è la palettina. Ora vi faccio vedere tutti quanti gli swatches. E all'interno di questa palette ci sono 8 ombretti, di cui 2 matte e 6 shimmer metallizzati. Non è però in questa palette il mio ombrettino, sarà in questa, l'Iconic Blend, la seconda palette che andremo ad utilizzare oggi per il look di Kylie Jenner. Questa qui ha un packaging sempre di un colore pazzesco sul bordeaux ed è la palette più neutra, quindi questa qui, anche se volete fare un regalo, secondo me è adatta a tutti quanti i gusti. Come vedete è super super naturale. All'interno di questa palette ci sono più matte che metallizzati, a differenza dell'altra. Questa qui infatti è soltanto 3 metallizzati su 8 ombretti e io la considero proprio una go-to palette. Con questa si possono fare look da 3 minuti, ma anche dei make-up più strutturati. Tutte le volte che utilizzo questa palette, tra l'altro, mi chiedete che ombretti ho utilizzato. Non potevo ancora svelarvelo, finalmente è arrivato il giorno del reveal, quindi ecco qui la palettina. E infine vi svelo la Iconic Match, la palette nel quale c'è il mio colore. Voi sapete che io sono una grande amante dei colori che vanno sul viola e sul blu. Infatti questa palette è proprio composta da colori freddi e ci sono all'interno sia viola che blu, c'è anche un verde e questo Copenhagen, che è un colore particolarissimo. Il mio ombretto è un ombretto che io adoro e che utilizzo anche spessissimo, ossia New York. Tra l'altro, ragazzi, New York è la mia città nel mondo, quindi che onore ad avere un mio ombretto che si chiama New York. Sono troppo 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 contenta di ciò. Ed è un blu scuro favoloso. Sapete che il blu è un colore un po' difficile da realizzare, ho spinto
tantissimo per far sì che questo ombretto fosse al 100% favoloso. Cioè sono veramente veramente fiera di come è uscito fuori questo ombretto, perché lo trovo pazzesco. È un blu bellissimo, scuro, però comunque mantiene la percentuale del blu elettrico, quindi non risulta banale né troppo spento una volta applicato. Si può utilizzare in tantissimi modi, si può fare un look total blu oppure metterlo semplicemente al di sotto dell'occhio. Che vi dico ragazzi, ovviamente questa palette e le altre le vedrete tantissimo in utilizzo anche qui sul canale, sia su Instagram che qui sul canale. Fatemi sapere se volete un video dove realizzo 3 make-up ognuno con una di queste palette. Ovviamente ditemi se questa uscita Cosmify vi piace e se vi piace il mio ombretto. So che è un colore un po' non da tutti i giorni, diciamo, a meno che non siete persone poco sobrie come me, ma dato che per la palette iconica ho fatto proprio un colore da tutti i giorni, però con un twist in più kit che avete apprezzato tantissimo e davvero non so come ringraziarvi. Come secondo colore sono super contenta di aver potuto realizzare qualcosa di più crazy. Ovviamente trovate il link per acquistare le palettine giù nell'info box. Se acquisterete tramite il mio link, come la scorsa volta, avrete la cartolina in regalo. E anche in questo caso non vedo davvero l'ora che abbiate tra le mani queste palette, perché sono carinissime. Ovviamente si possono acquistare separatamente, non sono un kit, quindi non dovete acquistarle per forza tutte e tre. Potete prendere ovviamente quella che rispecchia di più i vostri gusti. E adesso vi faccio vedere 2 delle 3 palette in azione con questo make up ispirato a Kylie Jenner. Proviamo a seguire il suo tutorial, dato che non lo faccio dai tempi del video dove provo a seguire il tutorial di Barbie. Sono un po' fuori forma, vediamo cosa uscirà fuori. Let's begin. Allora, Kylie inizia con la full face, fa vedere già, spoiler, ha già il suo make up, che mi ha incuriosito tantissimo. Metto il video in pausa, perché appunto sembrava un no make up make up, almeno sugli occhi ovviamente si vedeva che era truccata, però con questo fucsia all'interno dell'occhio, sinceramente era un tipo di make up a cui non avevo mai pensato. Senza farlo apposta nemmeno, sarà super bene con il mio maglioncino. Questo l'ho preso da H&M 1 o 2 anni fa, quindi non so se potete trovarlo ancora. E lei comincia subito il make up con una palette molto molto naturale, e secondo me utilizzare la Iconic Blend ci può stare per ricreare questo look. Allora, vediamo qual è la prima cosa che va a fare Kylie. Mischia 2 colori, uno un po' più caldo e uno un po' più freddo, e li va a mettere nella piega dell'occhio. Quindi io posso andare a fare più o meno la stessa cosa. Vado a mischiare Marrakesh con Zanzibar. Prendo un po' meno Zanzibar rispetto a Marrakesh. Questi ombretti sono super super pigmentati, mentre mi sembra che lei, metto di nuovo in pausa il video, non abbia tutta questa pigmentazione poi effettivamente sull'occhio. Quindi ci vado piano 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 con i 2 colori mischiati e vado a ricreare la sfumatura che fa lei sull'occhio, che è abbastanza neutro fredda, per questo motivo, dato che Marrakesh è proprio un tortora marrone freddo, mentre Zanzibar è un marrone più scuro però caldo. Per questo motivo che ho pensato di prendere un po' più del colore freddo per cercare di ricreare il più possibile il look che ha fatto lei. A me sinceramente piace molto come si trucca Kylie, è tipo la mia Kardashian preferita. Fatemi sapere qual è la vostra Kardashian preferita. So che molte adorano Kim, io sono proprio team Kylie, cioè a lei mi piace troppissimo. Adesso sta andando a prendere con un pennellino più piccolo un altro marrone, sempre abbastanza freddo, un po' più scuro, e vediamo dove lo mette. Sempre nella piega, sembrerebbe che lo sta mettendo sempre nella piega. Sì, va proprio di piega. Io e Kylie abbiamo un incarnato completamente diverso. Io sono chiarissima, lei ha un incarnato sempre chiaro, però più sul medio, ed è molto molto più calda rispetto a me. Quindi sicuramente un look del genere ci sarà in 2 modi completamente diversi. Comunque vado a mettere di nuovo Marrakesh, dato che è più pigmentato degli ombretti che sta utilizzando lei. Lo posso utilizzare anche stratificato per scurire direttamente, e intensifico la piega dell'occhio. Vado anche un po' con Tenerife, che è questo colore pescato qui, e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Sto mettendo Tenerife perché lei, appunto, essendo più scura di me, ha una palpebra già più tendente al marroncino. Io invece me la vado a ricreare così, per cercare comunque di avvicinarmi il più possibile al suo look finale. Ah, sta facendo una cosa super interessante adesso. Sta utilizzando, non si è portata l'eyeliner in tour, perché questo è un Get Ready With Me in tour, e sta utilizzando
Oh, tra l'altro il prodotto che ho utilizzato io oggi per farmi le sopracciglia, il The Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills come eyeliner. Non ho mai provato a farmi l'eyeliner con questo The Brow Pomade di Anastasia, quindi proviamo subito. Lei fa una linea di eyeliner molto particolare che sta super bene con il suo tipo di occhio e praticamente da quello che riesco a vedere anche qui va con un pennello angolato direttamente dalla parte finale dell'occhio verso l'esterno. Cerco di capire un po' se fa la codina. Sì, fa una codina anche abbastanza lunga con una linea di eyeliner super sottile. Vediamo che cosa riusciamo a fare, una cosa totalmente diversa da quella che faccio io solitamente. Quindi andiamo, questo è il colore taupe, penso sia il suo colore, non lo so. Forse lei ne ha uno un pelino più scuro. Comunque è un colore marrone freddo. E cerco di fare anch'io la sua codina di eyeliner. A me piace molto l'eyeliner marrone. Forse a volte mi piace anche di più dell'eyeliner nero. Nonostante non sia sempre la mia scelta numero uno. Questo è un marrone chiarissimissimissimissimo. Poi così freddo. Non l'avevo mai usato. Vediamo cosa esce fuori con la codina. Voglio come lei una codina lunga ma abbastanza sottile. Può andare. Che dite? Sapete che non mi dispiace fare l'eyeliner con il pennellino? Non mi dispiace proprio. Non è difficile. Cioè pensavo fosse più difficile. Non lo facevo da un sacco di tempo. In realtà non è difficile fare la codina d'eyeliner con il pennello. Calcolate che adesso per farlo ho utilizzato il Liner and Brows di Nabla, che proprio appunto è nel video dove ve lo facevo vedere. Dicevo che io solitamente non faccio mai l'eyeliner con il pennellino, nemmeno a farlo apposta è arrivata subito l'occasione per farlo. Fa così e torna con sua figlia Stormy. Io non ho una figlia, quindi non ho niente da farvi vedere, ma ok. Ora c'è Stormy che fa versi. Sta prendendo un pennello bello cicciotto, un pennello d'applicazione ombretto, uso questo di Fenty, e sta andando a mettere il marrone freddo anche sotto. Ha una forma di occhio bellissima. Prendo Marrakesh per fare questa cosa e vado a mettere l'ombretto sotto l'occhio. Cioè vi giuro, Kylie ha tra gli occhi delle celebrity che mi piacciono di più. Troppo bello. Intanto sto andando a rifare anch'io la sfumatura che fa lei sotto l'occhio. Sapete che è una cosa che faccio sempre, ma lei non mette, accidenti, la matita nera dentro l'occhio. Sapete che invece io lo faccio sempre sempre. Vabbè, oggi look un po' più soft. Finalmente prende la palette, questa è del suo 21esimo compleanno, è uscita per il 21esimo compleanno, e prende un fucsia leggermente metallizzato. È diverso a livello di tonalità rispetto a Miami, ma è comunque un rosa fucsia, quindi lo vado ad applicare. Per farlo uso un pennellino piccino, lo metto proprio qua all'angolo interno. Cioè è troppo strano mettere un colore all'interno dell'occhio. Lei lo sta facendo con un pennello però a penna, quindi cerco un pennello a penna, voglio farlo il più possibile simile a lei, e praticamente lo sta portando qui sopra e qui sotto oltre che all'angolo interno. Però appunto avendo due forme dell'occhio completamente diverse non verrà mai la stessa cosa. Cioè lei ha proprio una palpebra meno incappucciata della mia. Io ho tanto spazio tra l'occhio e il sopracciglio, ma ho la palpebra abbastanza incappucciata, quindi non è proprio la stessa cosa. Io non mollo però e continuo mettendo il fucsia. Lo faccio anche dall'altra parte. Cioè vi giuro che strano questo make up, perché su di lei è fighissimo e io sembro un pinguino. Non capisco, c'è qualcosa di ingiusto in questa vita. Allora, basta fucsia. Tra l'altro lei ha gli occhi marroni. A me non sapete quanto piacciono gli occhi marroni. Cioè secondo me tipo il marrone negli occhi è la cosa più bella. Sta mischiando anche un altro fucsia più acceso. E adesso sulle guance sta applicando un blush che a me piace tantissimo e che volevo troppo prendere quando ho fatto l'ordine sul sito Kylie, ma era sold out. In questo video sta dicendo che probabilmente tornerà in stock. La odio perché volevo prenderlo subito. Vabbè, comunque è molto particolare come colore di blush. Cerco di capire se c'è qualcosa qui che gli somiglia. Penso che mischierò un po' questo colore e questo, e lo vado a mettere anch'io sulle guance. È sempre un blush rosato, quindi richiama tanto il trucco occhi. Kylie in questo video comunque ha barato tantissimo, perché è partita tipo, non so se ha tipo la laminazione alle ciglia, e quindi ha già le ciglia ultra
ultra nere, ultra curve, ultra belle. Sembra che abbia già il mascara o le ciglia finte. E in più, la cara signorina Kylie è partita con il rossetto. Cioè ha il rossetto proprio sulle labbra. Io non metto il rossetto ancora, spero ne metta un altro più avanti. Però vado a mettere uno dei lippini. Mi sa che metto Rosé Osé, uno dei lippini di Neve Cosmetics, di cui vi ho parlato nella Kiss Challenge con P, che vi lascio giù in descrizione, anche qui nelle schede. Li sto utilizzando tutti i giorni e sono diventati tipo i miei idratanti labbra preferiti. Vedete, lasciano anche un pelino di colore, dipende dal lippino che scegliete, ce ne sono 4. Molto molto carini. Poi sono, hanno anche un buon odore, un buon sapore. Vabbè, comunque, lippini a parte. Vediamo un po' cosa combinerà adesso Kylie dopo aver messo il blush. Sta usando un illuminante in polvere libera, un po' pescato. Io cerco di utilizzare qualcosa che comunque può star bene anche su di me. Penso che andrò a utilizzare direttamente Los Angeles dalla palette Iconic Blend. Lo vado a prendere con un pennellino da illuminante e lo vado a mettere sullo zigomo. Che bello, è veramente bellissimo questo colore utilizzato come illuminante. Vado a fare la stessa cosa anche di qua. Forse ho esagerato un po', lei ne sto mettendo un po' di meno. E il suo illuminante sta svolazzando ovunque. Questo è prestato, quindi non svolazza. Ah, ma si sta mettendo... Ma lei si è messa già comunque... Non ho sentito bene perché stavo parlando con voi. Mi sa che lei si è messa le ciglia o comunque il mascara. Perciò... Prima che passiamo alle labbra, come lei sta facendo, secondo voi si è già messa il rossetto inizio video? Le sue labbra sono così? Boh, vabbè, comunque vado a mettere mascara e ciglia finte. Kylie, mi dispiace, non ho le tue ciglia, quindi le ciglia finte le vado a mettere. Ne metto un paio naturale e ci vediamo tra pochissimo. Allora, questo è il look con soltanto il mascara. Ho messo l'I Love Extreme di Essence, che ho preso su Cosmetic for Less, che è un sito che io utilizzo per comprare Essence, principalmente perché gli stand vicino da me della Essence sono sempre devastati. E da Cosmetic for Less, con il Black Friday, ho preso un botto di ciglia finte che stanno tutte quante qui in questa pochettina. E ne ho prese anche di molto naturali, della Red Cherry. Forse metto le ciglia finte, non lo so, perché in realtà questo make-up mi piace tanto anche così. Cioè ci sta, è più simile a lei. Boh, forse metto queste. Mi sembrano così too much rispetto a lei. Non lo so, voglio comunque cercare di non barare troppo e fare il look il più simile possibile. Quindi magari, vabbè, per questo video evitiamo le ciglia finte. Me le metterò poi io in separata sede per uscire. Vado ad aggiungere un altro pochino di mascara. Questo mascara è molto bello. E una cosa che ho fatto per questo look è di non pettinare le ciglia verso l'alto, ma di pettinarle verso l'esterno, perché Kylie ha quest'occhio molto allungato e mi sono resa conto che pettinando le ciglia verso l'esterno riuscivo a ricreare maggiormente l'effetto che fa un po' il mascara sul suo occhio. Ovviamente, raga, inutile dirlo che io e Kylie non ci azzecchiamo niente, proprio niente. Però se volete ricreare quel tipo di effetto sul vostro occhio, questo può essere un buon consiglio. Lei ha messo il mascara anche nelle ciglia inferiori poco poco, è la stessa cosa che ho fatto io. Adesso passa ad una matita labbra che è abbastanza marroncina e lei, come in ogni video tutorial, fa vedere che si mette la matita a occhi chiusi. Livello proprio pro. Io non so mettermi la matita ad occhi chiusi, quindi punto a favore a Kylie Jenner. E niente, cerco adesso una matita marroncina. Sopra ci va a mettere un rossetto più rosato, sto skippando un pochino, ci va a mettere un rossetto più rosato, però boh, mi sa che vado prima, come ha fatto lei, con una matita un po' più marroncina. La vado a cercare nella mia makeup collection e torno. Ok, uso Soft Brown di NYX Professional Makeup, che sembra abbastanza simile come colore. Voglio cercare di farmi una forma delle labbra simile alla sua. Lei ce l'ha strane perché sono larghe, oltre ad essere enormi, sono anche larghe, invece io ce l'ho strettine. Vediamo un po'. Non ha tanto arco di cupido. Sembrano abbastanza dritte le labbra. Quindi vado a togliere un po' di arco di cupido. Boh. Am I Kylie enough? Ok. Matita messa e adesso vado di un marroncino come ha fatto lei. Stavolta mi sa che posso usare un rossetto liquido Nabla? Mi sa di sì. Vado di Attractive. Volevo troppo usarli perché mi stanno piacendo tantissimo.
Quindi vado di Attractive su tutte le labbra. Voilà, e adesso di corsa, prima che Attractive si asciughi, ci vado a mischiare insieme un po' di Romanticized, che è il mio lip kit preferito, perché il rossetto di Kylie aveva comunque una punta di rosa. Ok, questo è l'effetto con i due colori mischiottati. È venuto fuori una cosa molto molto carina. E mi sa che ha finito con il trucco, ragazzi. Cioè proprio due minuti, un trucco da due minuti. Eh sì ragazzi, look terminato, che le è finito il suo make up. Ditemi se vi piace, se ci sono andata abbastanza vicino. So che il fucsia non è proprio lo stesso, ma vi volevo far vedere il colore bellissimo Miami della palettina Iconic Madness. Questo qui è il look terminato. Spero davvero tanto di avervi tenuto compagnia e che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piace Kylie, se vi piace come si trucca. A me questo make-up è piaciuto tantissimo, sicuramente non è in linea con quello che faccio solitamente, è molto 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 più naturale, ma allo stesso tempo è un po' strano, particolare. Mi è piaciuto fare tantissimo sia questo effetto di ciglia che vanno più verso l'esterno, ma anche l'eyeliner con il Deep Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills. Credo sarà proprio una cosa che inizierò a fare nel mio quotidiano. È sempre bello scoprire e imparare qualche trucchetto da altre persone. Questo è uno dei motivi per cui passo tantissime ore su YouTube a guardare i video degli altri Makeup Addicted. Vi ricordo ancora che da oggi sono disponibili le tre palettine Cosmify in collaborazione con me e gli altri 15 influencer che erano stati appunto inclusi nella realizzazione della palette iconica. Non vedo l'ora di vedere i look che farete con tutte e tre le palettine o con una di queste. Ditemi se vi piace New York, il colore che ho scelto io. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!